la lingua e la situazione. Noi purtroppo abbiamo la tradizione del corpo. Fino al terzo capitolo, dove promessi sposi, della bellissima scena in cui si rapisce Lucia, che è una scena da melodramma rossiniano. Il registro è ancora quello del comico, niente, naturalmente, del dramma giocoso, si direbbe ancora in termini cinesi. Poi, dal terzo capitolo in poi, il romanzo prende un altro registro, che è quello appunto melodrammatico. Ma, più bello, sebbene meno interessante di ora,
aspetto, poi avvinta dal magnetismo della sua personalità, infine dalla passione, infine deliziata dalla sua passione per lei, deliziata dalla passione di lui per lei, forse frenata dal fatto, infine deliziata dalla sua passione per lei, ma non aveva mai del tutto perso la testa per lui, forse frenata dal fatto che lui non l'aveva mai desiderato. Proprio un passaggio sublime. Cioè, che cosa significa sottoporsi al desiderio dell'altro? Innamorata e appassionata, e quindi ci si vede. Ma sentite come si sta lavorando, no? Con un ruolo sottilissimo. Evelyn cercava comprensione, utilità e devozione totale, non infatuazione. Da sempre in Owen si sentiva consumare da una combustione prossima all'incendio, che però non scoppiava mai. A volte quella sensazione la tormentava con un senso di perdita, ma nel confesso era molto felice. Le caratteristiche del marito, che inducevano qualcuno a ritenerlo scostante o persino antipatico, facilità alla critica, opinioni irremovibili, una severità inconsapevole, non gli dava più fastidio di una pressione voluttuosa su un libido. Beh, queste sono penne squisite. È ovvio che con un marito di questo genere, con una passione inespressa, con una sottomissione del personaggio al desiderio di lui, in questo matrimonio deflagrerà la catastrofe. Ma la cosa meravigliosa è che la catastrofe deflagra non per la ballerina cubana a cui non siamo storia, trama che conosciamo a memoria, se andiamo fuori da questo meraviglioso posto, no? La ballerina cubana, no, era degli anni Ottanta, adesso no, perché le amanti sono divizzate anche rispetto ai decenni, adesso probabilmente va, non so, perché sono sposata troppo recentemente per sapere. Va un'altra tipologia di amanti, naturalmente, la giovane segretaria, ma quella è assolutamente... La nipote di Cubana. Esatto, grazie Alessandra, male che ci prende il suggerimento. Ecco, ma attenzione, questo matrimonio deflagra per colpa di una vicina di casa, Bruttarella, piuttosto Bruttarella, ma emancipata, ma con un senso di indipendenza molto forte. Beh, un bel paradosso, no? Perché questa è appunto la donna, una specie di giovane, non è esatto, non giovane quanto questa fanciulla donna un po' angelicata e sottomessa, ma una donna puntina, coetanea, eccetera. Quindi vedete come, no? Paradossi, la figura del paradosso riattraversa un topos, che è quello del patrimonio, che appunto attraversa tutto il concetto e si rivestisce dall'ospite, poi naturalmente c'è un motivo
paradosso si sono inventati i sentimenti, ma il problema era che fine facevano gli atti di terra che venivano portati, no, di carte di terra e di terra, dove altri, sa che c'è il patrimonio di famiglia, è qualcosa che ho detto abbastanza spesso, quindi ho scuso con l'esperto di Ginosti, ma se noi leggessimo Ginosti dal punto di vista del perfetto possesso di in quanto consistano i patrimoni dei vari personaggi, sembra un ragioniere che sa perfettamente chi possiede e quanto, e da dove viene il denaro, e l'altro tema ottocentesco per definizione, naturalmente il denaro sono le due grandi macchine, no? I grandi motori romanzesi dell'Ottocento. Ecco, questo a me interessa in queste scrittrici. Giustamente prima Liliana accennava al consenso, no? Nell'Eier una moglie sfinita da questo marito di una totale noia, di una totale superficialità, di un totale non interesse. Lei è pronta per partire con l'amante e alla fine invece resta. Là dove si insinua nel lettore l'ipotesi che il buon senso sia una categoria del pensiero molto più difficile da gestire, perché si deve gestire ancora una volta con l'intelligenza, della cosiddetta trascrizione. Allora, cosa mi sembra interessante? Mi sembra interessante il fatto che queste scrittrici, parlo un po' genericamente, ma ci permettano di confrontarci con un'elaborazione formale, paradosso, e intellettuale, là dove noi siamo, come dire, più portati, parlo in senso molto generico, diciamo così, antropologico, siamo più portati al grado zero, no? Il grado zero, là dove per grado zero io intendo appunto il melodramma, la tinta forte, e quella di cui dire, che fa esprimere la pancia, per dirla un po' male, e non la testa. Noi siamo appunto in questa immagine, entrambe le immagini che evocavo prima, la Magnani e la Lore, sono due donne che reagiscono di giustamente, le cose purtroppo sono ma che reagiscono di pancia, con, no, le viscere. Io